La Procura di Latina accelera sull'inchiesta sulle cooperative della famiglia del deputato Abubakar Soumahoro che gestivano l'accoglienza dei migranti nella provincia laziale. Lo rivela il quotidiano Il Giornale. I PM hanno avviato una serie di audizioni convocando alcuni professionisti informati sui fatti. Si tratta di persone che hanno collaborato con la Caribù e il consorzio AID e di alcuni dipendenti che lavoravano nelle coop. L'inchiesta di Latina riguarda le cooperative gestite in passato dalla moglie del deputato Soumahoro, Lilian Murekatete, da sua madre Marie Therese Mukamitsindo e dal fratello Michel Rukundo. Sono loro i destinatari del provvedimento cautelare, emesso i primi di dicembre, che ha disposto il divieto per un anno di contrattare con la pubblica amministrazione e esercitare imprese e uffici direttivi di persone giuridiche, oltre al sequestro di oltre 639.000 euro a Mukamitsindo e di circa 13.000 ai suoi figli Murekatete e Rukundo. In questi giorni i magistrati stanno provando a ricostruire i passaggi poco chiari emersi dalle carte dell'inchiesta. Secondo Il Giornale, nel mirino degli inquirenti ci sono le ultime annualità, 2020 e 2021, della Caribù, la cooperativa gestita dalla suocera e dalla moglie del deputato eletto con l'Alleanza Verdi Sinistra. Si tratta degli anni in cui le difficoltà economiche della coop sono esplose. Tra i documenti contabili sarebbero emersi atti giudiziari mossi da persone che non sono state pagate per i servizi effettuati. Tra loro, secondo quanto riporta Il Giornale, c'è anche un consulente aziendale di Gaeta, Emiliano Scinicariello, che è stato convocato nei giorni scorsi dai magistrati di Latina per essere ascoltato cam persona informata sui fatti. Scinicariello non ha svelato il contenuto del suo colloquio con i magistrati, coperto dal segreto istruttorio. Ma secondo Il Giornale avrebbe confermato il fatto di aver avuto un incarico di consulenza da parte della Caribù che lo ha visto impegnato dal febbraio 2021 all'agosto dello stesso anno. Un incarico che non è stato retribuito. È per questo che è scattata una ingiunzione di pagamento nei confronti della cooperativa. Una situazione simile a quella in cui si sarebbero trovati anche altri ex lavoratori che attraverso il sindacato Wiltux hanno denunciato il fatto di non aver ricevuto gli stipendi per mesi. Alcuni di loro potrebbero essere ascoltati dagli inquirenti come persone informate sui fatti, come già accaduto ad altri ex dipendenti, le cui dichiarazioni sono contenute all'interno della recente ordinanza firmata dal GIP Giuseppe Molfese. Secondo quanto riporta Il Giornale, la Procura di Latina starebbe accelerando sull'indagine grazie a diversi riscontri, come quelli emersi relativamente ai documenti gestionali legati alla figura di Lilian Murekatete, moglie del deputato Abubakar Soumahoro, che la vederbero consapevole di quanto accadeva della coop nonostante abbia affermato di essersi fatta da parte, nel periodo in cui ricade l'inchiesta, in quanto in stato di gravidanza. Intanto il prefetto di Latina Maurizio Falco ha annunciato che nel 2023 sono stati programmati 140 interventi ispettivi nelle cooperative che gestiscono i migranti e che hanno preso in carico quelli di Caribù e AID.